benvenuti al Marte Live! Allora facciamo una cosa. Però subito. Subito, una cosa ambressa ambressa. Allora facciamo una cosa, ci mettiamo qua seduti per terra. No, e le tele le prendiamo dopo, cioè le prendiamo, ne parliamo durante. Cioè, intanto, tu segui me. Vai, seguiti con me. Sì, vai. Ah, no. Così, tipo carcerati. Ok. Allora. Io mi chiamo Salvatore, che te mi chiami. Aspetta. Fammi fare il mio lavoro, sto lavorando. Allora, Salvatore, innanzitutto, ok, quando vuoi va, dimmi, dammi l'ok. Vai. Ok. Ciao. Quanto è difficile per un artista emergente riuscire in Italia, cioè riuscire a fare il proprio lavoro, quello che ti piace. Tu disegni? Sì, nella vita faccio altro. Nella vita fai altro, ok. Ok, sì, comunque è difficile riuscire in quello che mi piace. Ci si dice qualcosa? Sì, sei sicura? Sì, ah, quindi voi gareggiate comunque. Ci puoi dire il contrario? No, nel senso che. C'è qualcosa altro che noi non sappiamo. Se da voi si dice qualche cosa. Sicuramente l'acqua te la regala. L'acqua te la regala, perché abbiamo visto che sei divisa. Assolutamente. Ci siamo divisa perché siamo risparmiatrici. Ci sono niente. Se non si dice niente. C'è un po' di concorsi, bisogna andare per conoscere artisti. Oggi è più facile farsi conoscere perché grazie all'internet e ai nuovi mezzi comunque ci si può far conoscere anche in tutta Italia, come in tutta Europa e tutto il mondo. Quindi il web vi aiuta in tutto questo? Sì, assolutamente, non esistono più confini di prima. Bene, Elisa? Confermi quello che dice Alessandra? Sì. Cioè il web ti aiuta anche a targhetta una propaganda nel commercio, nel senso che i tuoi bozzetti, i tuoi disegni vengono venduti? Sì. Bene. Sembra difficile. Perché i luoghi sono pochi, le manifestazioni sono pure poche. Certo. Se sei troppo giovane non ti prendono in considerazione. Ed è vero. Il Marte Live è sempre una buona vetrina. Ma qui si vince qualcosa? Penso che no, della serata no. Della serata no? No, però e poi ci sono i vincitori delle serate che vinceranno qualcosa. Vince? Non lo so, neanche ho guardato. Secondo me non si vince niente. Non è tutta una bufala, stanno qui, la gente se fa, se cosa, alla fine non si dice niente. Io francamente non lo so, nel senso che ho scoperto da... detto lei che c'era questo concorso, noi abbiamo partecipato in una settimana, abbiamo... Quindi questa non si vince niente? Ma a noi cioè, fa piacere questo. Cioè tutta sta fatica, dice poi, chi lo sa, magari si vince qualcosa, magari non si vince niente. Se si vince, bene, se non si vince, comunque è una vetrina. Bisogna anche sapersi muovere, noi per esempio adesso da una settimana è uscito il nostro primo disco, ce lo siamo autoprodotto con i soldi anche della SIAE perché abbiamo avuto diversi passaggi sulla RAI e quindi comunque se con intelligenza si riesce a muovere, si riesce sempre a fare quello che si vuole fare senza scendere a compromessi, secondo noi ci si può riuscire, ci si può fare. La speranza è molto difficile, molto faticoso, bisogna dare molta energia, non smettere di rinnovarsi mai, ricercare continuamente, non soltanto ricercare a livello attoriale ma anche luoghi, spazi, eventi, contatti, gente, storie, cercare tutto. Di portare il teatro un po' ovunque, tutto praticamente, bisogna farlo un po' da soli. Non c'è grande aiuto da parte delle istituzioni né delle... Quindi un credo realmente oggettivo. Che è un investimento su se stessi. O ci credi o lasci perdere una settimana. Però vedi anche in questa realtà, poi la cosa bella è che ci conosciamo tra di noi, già tra compagnie, altre compagnie, magari nascono piccole cose. Anche questo è bello di questo gruppo. Di questa manifestazione. Sì, c'è uno scambio, quindi sia con che pubblico, scambiate. Ma... sai, a teatro una volta che sono chiuse le pareti e cose del genere, non c'è contatto col pubblico, con gli altri attori, qua invece c'è disponibilità e possibilità di confrontarsi, quindi capire quanto il tuo lavoro possa incidere sul pubblico. Ma il nostro paese è difficile un po' far tutto, nel senso che è ancora più difficile fare l'artista perché ha varie problematiche, però okay. È molto difficile fare tutto, nel senso che da muoversi, fare la fila, cioè sono tutte queste piccole fare cose, fare la fila, tutte tu, no? Nel senso che muoversi, spostarsi, perché ci si sposta e quindi fare musica è ancora una cosa molto complicata, nel senso ci devi credere tanto, tantissimo. E tu ci credi? Dimmi la verità, ma tu stasera non c'avevo niente da fare? No, io in realtà stavo a cena con mio padre e la mia ragazza. E
stavo bevendo una bella bottiglia di vino. E che però è successo? Mi hanno fatto scapicollare per fare un'intervista con te. Ah! E abbiamo dei ragazzi che stanno facendo la fila e che non sanno che ovviamente il biglietto è aumentato, perché il biglietto, sapete, il biglietto è aumentato. Ecco la prima reazione del pubblico, che il biglietto è aumentato perché sono 5 euro a me, 5 euro al cameraman e 5 euro al diretto di produzione. Ok, arrivederci. Arrivederci. Lo sai che il biglietto è aumentato, vero? Sì, lo sai, no? No, non c'è problema. Non c'è problema. Paghi contanti, cash, alle. Eccetera. Allora, non si sa. Da quando uno inizia a lavorare finisce tutto, cioè, esiste il weekend. Attenzione, una denuncia sociale, attenzione. Sì, nettamente. Sì, nettamente una denuncia sociale, cioè con lavoro. Sì, con lavoro finisce. Finisce tu, la tua vita privata, la tua vita. Tutto. Quindi rimane solo, solo questa manifestazione. Ok. No. Però tu sai che il tuo montato. Siamo in vista, sì. È aumentato anche tanto. Non so, io sapevo 10 euro con la lista. No! Perché mo c'è il supplemento. Cioè con l'intervista costa 7 euro in più. Addirittura, che sì, culo! Pensa te che fortuna! Non solo non la voglio fare, l'intervista mi costa. Ma tu dici devo pagare pure in più, pensa te che. Pensa che ma disgrazia. È tutto scena. 7 mio, euro a persona. È la mia di percentuale che poi dico col cameraman. Al cameraman. E cioè 3,50 euro. È la mia percentuale. La percentuale ho dopo in sotterfugio, ma insomma una roba carina. Voglio due drink. Due drink. Sì,